Il Potenza vede allontanarsi la vetta, torna al successo il Martina con una vittoria che tonifica un ambiente deluso dalla classifica deficitaria. Lucani irriconoscibili nonostante i rientri di Greco e Tommaso. Tarantini pratici ed efficaci, sanno sfruttare al meglio le opportunità costruite di rimessa. Il prologo del vantaggio martinese al quarto d'ora, il portiere stenta, manca l'uscita e Prete non insacca. 3 minuti dopo l'azione si ripete, questa volta Castagna mette dentro. Al predominio territoriale del Potenza i padroni di casa replicano in contropiede. Già alla mezz'ora, prima Castagna e poi Villirillo potrebbero raddoppiare. La difesa potentina si salva con qualche affanno. Rossoblù insidiosi solo su calci da fermo, affidati all'esperienza dell'ex ascolano Greco, che non ha molta fortuna. Nella ripresa i lucani appaiono più decisi, spingono con maggiore convinzione, eppure è sempre il Martina a farsi pericoloso. Tripepi timbra il montante, Villirillo qui è impreciso nella conclusione e poi tocca a Borrelli da 2 passi sprecare maldestramente. Anche il raddoppio nasce da un regalo della difesa potentina, Sante offre un assist e Borrelli non perdona. L'incontro non ha più storia, si fa sempre più duro. Nella più classica delle azioni di contropiede la terza rete martinese, la firma il neo acquisto Fabrizi appena entrato. Per il Potenza, anche se comunque si tratta di una punizione eccessiva, certamente è un campanello d'allarme. Se si vuole continuare la corsa in vetta, è bene correre ai ripari con quei rinforzi che la tifoseria, numerosa anche oggi a Martina, già da tempo chiede.